qua non è partito. Vabbè, guarda che vede tutto, non è partito. Non parte, Diego? Ah, io no. No, si è disiscritto. Affa, adesso si è iscritto. Buonasera a tutti, buonasera da Scuderia Italia. Siete collegati con il circuito di Mont Panorama. Chi vi parla è CSI MD Auto 50. Buonasera. Cabina di regia quest'oggi abbiamo anche CSI Chanuz. Buonasera. CSI Arcudi. Buonasera a tutti. E CSI Giù. Ciao a tutti. Buonasera a tutti, ragazzi. Allora, niente, quest'oggi gara ufficiale categoria Pro 1, ultima gara settimanale, quinta gara del campionato CSI 11. Siamo quasi pronti per la Super Pole. E adesso andiamo a vedere come si comporteranno i ragazzi per queste qualifiche. Ok, Chi rimane allora con me? andiamo, rimane Manu con te, dai. Andiamo io Ok. e Gianni. Ok. Va Come bene. si mutano adesso? Come al Come al solito. solito. Non è cambiato quello. No, no. Sì, con il nuovo aggiornamento i parti sono un po' al momento nuovi da capire, da comprendere. Arrivano già Dopo tanti arriva. messaggi dalla chat della live. Gianpaolo che ci saluta e saluta tutti gli appassionati di GT Non riusciamo Sport. Ci sono. Bene. Arrivano i saluti da Valerio nel mio cuore, il Ti grande chiami tu? vincitore della Ti chiamo categoria io e tu M1 mandi di messaggi, martedì. vai. Pro Jobs, Allora. Andrea TM, Matteo Polito che ti fai il Barracuda, Cambio Geco Gomi, Minato Diego. Siamo in... che No, saluta manca tutti, Diego. arriva il nostro biscottino che ti fa Rock Racing. Ciao Zio Gio da parte di Geco Minato. Cambierà linea È sicuramente. troppo impegnato, non ti sente Geo. PDM Falken, buonasera a tutti, via con lo spettacolo. Forza G è collegato. Avete mutato Joe Seba? Ok, Si sono mutati. Ciao adesso non li sentiamo più, perfetto. Biscottino dice: ho sempre a disposizione due motori Fiat Panda 4x4 per le BMW. BMW grande artefice della. Ho sentito giù per un attimo. Sì, ancora si devono stabilizzare questi parti, sono un po' così. Forza Mercedes da Adesso parte io di abbiamo Rage. tutto, ma se non parto in gara mettetemi l'ultimo, se non riparto vengo Si live con sente voi, non tutto. so che dire, giù, mi sono rotto il cazzo, veramente ogni volta che Joe! non so chi, non parto. Un po' di problemi tecnici con questi Sì, nuovi parti che ancora abbiamo sono visto dall'aggiornamento di ieri, è da stato un macello capire. Sì, per purtroppo tutto. ieri sera non abbiamo potuto trasmettere la gara della categoria Pro 2, che come comunicato tramite la nostra app sarà. Sì, disputerà mercoledì, ora Intanto 21. cambiamo Gio, dovete controllare il party cambiamo perché vi sentiamo ancora noi. appena entra vediamo Ma lui non ci sente, non è che dobbiamo mutare anche lui non ci noi, sente. Manu? Proviamo. Proviamo, va. Sta modifica in live. Scusate un attimo, proviamo. Ok, adesso fatto. Ok, rieccoci qua, vediamo se è la volta buona. Allora, nel frattempo, Sì, manda qualche slide, qualche info, qualche dettaglio. certo, partiamo subito. Classifica costruttori. Che ricordiamo che adesso, con la fine di questa gara, di questa sera, domenica i team dovranno
annunciare in base alla classifica costruttori, quindi partendo dall'ultimo in classifica fino ad arrivare al primo, dovranno annunciare le auto con le quali disputeranno la seconda parte di campionato, che è il campionato GSI GT Scuderia Italia. È proprio stato strutturato in questa maniera: sono 10 tappe, le prime 5 con due auto, una FR e una MR, e a metà campionato, proprio adesso ci siamo arrivati, si farà il cambio auto, appunto. Non potranno essere scelte le auto che già si possedevano, e niente, si partirà dalla scelta dall'ultimo in classifica costruttori, l'ultimo team che in questo momento è il Barracuda Motorsport. A seguire, partendo da sotto, abbiamo il Red Fox, i Track Bandit, i Legion Racing, i Rock Racing e i Fly School Racing. Bene, Manu, grazie. Manu, mi sente? Sì? Sì, sì. Ok. Niente, nel frattempo che Manu ci raccontava tutto questo, abbiamo in sovraimpressione la classifica costruttori. Non hai letto il totale, giusto? Non l'hai visto tu? No, i punteggi. Quindi, no, non li i punteggi, ho. Dopo la gara di Brands Hatch abbiamo i Flying School Racing con 392 punti, Rock Racing in seconda posizione con 389, Legends Racing 385, Track Bandit 314, Red Fox 253, chiudono in Barracuda Motorsport con 215 punti. Quindi questa è per quanto riguarda la classifica costruttori. Classifica Pro 1, piloti Pro 1 in gara. Allora, abbiamo sempre dopo Brands Hatch, abbiamo Savuale che comanda col Mercedes, oggi guiderà il Mercedes, un totale di 74 punti. Akulnag in seconda posizione per sole 3 lunghezze a 71, Foltier Metero 65, Palagizzo 63, El Pueglo 51, Ferrari 50. Piccolo gap e troviamo al settima posizione Davidez a 26, AFA 92 a 22. Lucas a 21 punti, Flantus a 20, Sbrinetti a 19 e Migia a 9 punti. 9 punti solo per Migia, abbiamo visto che purtroppo è stato penalizzato, è stato sfigato. Sfiga. È stato sfortunato. Sfortunato. Mont Panorama, info di Mont Panorama. Abbiamo 22 giri su un circuito di 6 km 2 circa. Distanza faremo quest'oggi 137 km circa, quasi più o meno. È un lap record di 58.022 di Forza G. Gomme soft e super soft. Iniziano le qualifiche. Abbiamo sì. Savuale che è il primo a scendere in pista. Adesso andiamo. Il tempo di ieri della Pro 2 non lo abbiamo perché non ha disputato la gara. Il tempo veloce di queste prime due gare, cioè di M2 e M1, nella M1 qual è? Ti ricordi tu, Michi, qual è stato il tempo veloce? No, non me lo ricordo. 58... Mi pare che era 1.59.9, mi pare che è stato. Non mi ricordo se ieri sono scesi e hanno fatto qualcosa sul 58. Ma non so se è 58 alto. Abbiamo due tipi di strategia più o meno, salvo eventuali ingressi di safety car, ovvero 3-10-9 con una strategia standard oppure un'altra strategia con 4-9-9. Questo è quello che potrebbe prospettarsi, ma vediamo poi se entrerà la safety car o meno. Allora, Savuale, primo pilota a scendere in pista, nonché il primo in classifica a bordo del Mercedes. Poi abbiamo Akulnaig, inquadrato adesso con la Dodge Viper. Terzo Foltier Meteor con la BMW a secco di motori ormai, abbiamo visto Manu. Quante volte? Sì, so che li hanno presi dalle safety car ormai. Ah. Hanno staccato quelli che avevamo in safety car e li abbiamo dati a loro per poter correre. dalla JAT ci riprende e Patrick ci dice che il tempo della M1 è stato Super Bowl 59-0. Grazie Patrick. Grazie Patrick. Palagizzu è il quarto pilota a scendere in pista per la Super Bowl. Ma adesso siamo su
Savoale col Mercedes. Seguiamolo un attimo a bordo del Mercedes. Vediamo come affronta il circuito e soprattutto la parte mista e tortuosa di Mont Panorama. Andiamo su Savo. Bello, questa è tutta una parte di pista dove, diciamo, tra virgolette, la si fa quasi in apnea o ad occhi chiusi, si va tutto a intuito, il pilota segue tutte le linee, le traiettorie che già conosce, che sono tutte quasi curve, cioè che soprattutto la zona in discesa che la si fa con una mano sul volante, non dico dove è l'altra. E non fuori dal finestrino. No. Grandi curve per Savo in questo momento, inquadrato adesso nella parte in discesa, curva stretta da affrontare in seconda e si lancia per questo lungo rettilineo in discesa dove la nostra Mercedes soffre un po' rispetto a una Viper o una Jaguar che abbiamo visto, che sono velocissime. Qua ci danno veramente paga su questo rettilineo. 1:29.744 come primo intertempo. Affronta questa S. Cosa è successo? Oh, un po' di ritardo nella live, ho visto. Manu, ci sei? Sì, sì. Intanto abbiamo Agulna che ha sbagliato e ha il motore è rotto. Tutto rotto. Oh. Quindi a 57.858. Sì. Quindi già il record è abbattuto. Akulnaig, motore rotto per Akulnaig, grande protagonista Akulnaig, è... cioè già perdiamo un protagonista a questo punto. Sì. Peccato per Akulnaig, motore rotto per lui, non so dove abbia potuto sbattere. Sì, che eravamo intenti a guardare Savo. Attenzione che dietro arriva Faulty Meteor. Sì. Non dovrebbe dare fastidio, Akulnaig abbiamo visto che è molto... preciso e pulito. Si sta spostando, si sta fermando per farlo passare. Grande Gianluca, molto sportivo. Peccato per dovrà fare ora tutta una gara in rimonta. Anche se abbiamo visto che comunque Gianluca ci ha regalato tante grandi prestazioni nonostante fosse partito anche ultimo penultimo. Sì. 1:58.695 per Faulty Meteor ed è in seconda posizione. Vediamo Palagizu con la prima delle due Jaguar in pista. Ultima curva da affrontare in questo momento per Palagizu. Va a concludere anche lui il suo giro di Super Pole con 1:59.110 si porta in terza posizione è un secondo 252 già di stacco da Savoale. Savoale è autore di un bellissimo giro. Tra l'altro un ragazzo, un pilota che arriva direttamente dalla M1. Sì, è un pilota che ha fatto un bel salto e abbiamo visto che è già uno dei protagonisti di questa categoria Pro 1, sì. Che è sempre più agguerrita, è sempre più forte. Quindi Savoale rientra, motore rotto anche per lui, quindi sicuramente ha fatto qualche errore. Il primo a uscire del secondo gruppo è il Pueglo. È il Pueglo, eccolo inquadrato in questo momento. Seconda BMW. BMW. E ha fatto già subito una fesseria perché si è schiantato a muro. Fortunatamente non ha fatto nessun danno. Voleva scaldare le gomme, è stato inquadrato. Diciamo che ha scaldato tutto tranne che le gomme. Esatto, ricordiamo che non ha il motore. Terminati i motori, BMW. Quindi niente, allora il Pueglo inquadrato in questo momento, si è giocato già il primo jolly, sì. E riprende per lanciarsi nella sua Super Pole. Abbiamo visto poi che, allora, sesto a uscire CSI Ferrari, seconda Mercedes,
Abbiamo visto in settimana anche dei bei giri da parte di Paolo a bordo del Mercedes. PDM Davidez, settimo pilota a uscire. Torniamo su nel Pueblo. Pueblo ancora lontano dalla partenza del suo giro. Non hanno fatto uscire. Ah no, adesso ecco. Lucas è l'ottavo pilota a bordo della prima Lexus che uscirà in questo momento. Non è ancora partito. Un po' in ritardo, adesso sta arrivando anche El Pueblo. Lui si sta fermando a far passare. Sì. Seguiamo El Pueblo. Luca sportivamente fa passare El Pueblo e si lancia nel suo giro veloce. PDM El Pueblo. Andiamo a seguire il suo giro. Leggera toccata sul guardrail, sul muretto per El Pueblo. E incomincia a salire la strada per lui. Speriamo quest'era di non vedere tutte le safety car che si sono viste purtroppo nelle gare precedenti delle categorie M. Speriamo. Questo tipo di circuito è abbastanza facile andare a contatto con il muretto e rompere il motore. Affronta, sembra buona maniera il tortuoso circuito alto di Mont Panorama. Adesso giù nel lungo rettilineo in discesa si lancia anche El Pueblo. Io non vedo gli intertempi, quindi non so, è appena passato sul penultimo intertempo, non so cosa abbia fatto. Va a affrontare adesso la S, si avvicina all'ultima curva anche El Pueblo. Vediamo come va a concludere il suo giro. Rettilineo in questo momento, leggera scodata, va a tagliare il traguardo con 1.58.562, seconda posizione per El Pueblo. Andiamo su Ferrari con Mercedes, dicevamo, settore anche per lui, non so cosa stia combinando, se è in viola o meno, ma andiamo a seguire anche il suo finale di giro. A me dagli intertempi nella schermata, se sono corretti, dovrebbe essere in viola. In viola? Sì, su tutte e tre gli intertempi. Ok, vediamo se il tuo intertempo dice la verità. CSI Ferrari conclude in questo momento con 1.58.860, quarta posizione. O ha perso tutto nell'ultimo settore oppure il tuo intertempo è sballato? Lo dico subito, no, ha perso nell'ultimo settore. Cavolo. Ha fatto 0.28.470, invece per esempio Sawala ha fatto 0.28.114, quindi quasi tre decimi. Ha perso di più, perché poi sì, però in confronto a Savo nel terzo settore ha fatto 39.5. Davidez conclude in quinta posizione, 1.58.927. Andiamo su Lucas affronta adesso la lunga discesa. Io leggerò, ogni tanto mi dà un leggero ritardo. Quadrato Lucas con la sua Lexus del Barracuda Motorsport.
vediamo anche lui che arriva all'ultima curva e concluderà anche lui il suo giro di Super Pole. Chiude Lucas in 1 Altino in 2 1.59.871. Settima posizione 1, per 59. Lucas, 2 secondi di distacco da Savoale. Sì. Quindi abbiamo Savoale in pole position momentaneamente, PDM il Pueblo in seconda posizione, terza posizione per Foltier Meteor, quarta posizione per CSI Ferrari, quinto Davidez, sesto Palagizu, settimo Lucas, ottavo Davidez sta Akunai. Finendo il giro, giusto? Questo è il giro di Davidez. Ma l'ha già fatto il giro Davidez? No, l'ha fatto 1.58. Davidez e l'ha 9. Fatto. Sì, sì. Sì, 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 l'ha fatto. Stanno uscendo, ho visto chi è che hanno fatto uscire. Flantus, CSI Flantus con la seconda Viper esce in questo momento, nono pilota a scendere questo gin in pista. Scalda le gomme anche lui, spero che non le faccia come il Pueblo, che come dicevamo si è giocato da Jolly. Sbrinetti, esce anche Sbrinetti. Salutiamo intanto chi ci segue anche da casa, ovvero nonno Luigi e babbo Federico. Li conosci, Manu? No, non so chi siano. Fa parte del team di Andrea. Rage, nostro Rage, che sono anche loro incollati alla TV guardando questa nostra live, quindi un saluto anche a loro. Proseguiamo allora con Flantus, con Sbrinetti, abbiamo visto anche Miggia. Chi manca, Manu? Diego? Sono Diego, non sbaglio. Ma problemi di connessione? Sì, se non ho capito male, sì. Ah, peccato. Quindi AFA92 pare. Sì, è uscito e rientrato, quindi si iscriverà alla fine e farà le qualifiche per l'ultimo. Non si è iscritto ora per il discorso del lag, per non dare fastidio ai piloti che stanno terminando il giro. Intanto Flantus termina l'autolap e inizia il suo giro. Si è lanciato CSI Flantus. Con la sua velocissima Viper. Ui, sfrutta tutto il cordo, lo sfiora il muretto Flantus e comincia a salire anche per lui la strada qui a Mont Panorama. Andiamo a inquadrare la camera car di Flantus. Strada veramente stretta qui a Mont Panorama, devi sfiorare il muretto. Sfrutta tutta la pista e ora si lancia sulla discesa. Grandi correzioni da parte di Flantus che vediamo inquadrato. Lascia scorrere qua, scala in seconda e si lancia anche lui nel lungo discesone di Mont Panorama, dove va a affrontare quest'ultimo settore, ultimo intertempo prima del traguardo, che se il buon Emanuele ci dirà il tempo. Sì, sono tutti buoni intertempi, però nessuno in viola. L'ultimo intertempo è passato il 31.019. Io ho sempre questi problemi qua, vedo sempre la macchina, addirittura Flantus adesso è uscito.
uscito un po' di pista. Comunque niente, Flantus è sempre abbiamo, abbiamo Sbrinetti nel primo settore che è in viola. Ah ok, adesso andiamo subito su Sbrinetti. Conclude Flantus con 1.59.501, settima posizione. Abbiamo detto Sbrinetti, dove ce l'abbiamo Sbrinetti, decimo, eccolo qui, inquadrato sì. Sbrinetti a bordo della Corvette. Ci dice Emanuele che è in viola e noi lo attendiamo al traguardo. Il primo settore è in viola. Primo settore in viola. Savu ha fatto veramente un tempone. Ha fatto. Sì. Eccolo Sbrinetti, anche lui sul traguardo. Vediamo come va a concludere Sbrinetti. Sembra un buon tempo. 1.58.227 è seconda posizione per Sbrinetti. Quindi sì. Grande prestazione anche di Sbrinetti. Sì. Seguiamo Miggia. Secondo Lexus. Eccolo inquadrato. No, è altino come tempo. È altino? No, ha fatto il secondo settore di 80 millesimi più veloce di Sbrinetti, però sia nel primo che nel terzo è più lento. Chiude Miggia, terza posizione, 58.561. Comunque è un buon tempo. Sì, si sì. Porta per un millesimo, batte PDM il Pueblo. Sì. Quindi vicinissimi due. E Miggia è l'ultimo pilota degli 11 che vediamo in pista. Adesso dovrebbe. Sì, adesso si iscriverà Alfa sì. E farà. Ok, per problemi magari di connessione, si iscriverà, come dicevi te, prima Manu, Alfa in questo momento farà il suo giro. E andiamo a vedere cosa farà anche Diego. Che pronostico hai tu, Michi? Secondo te come vedi la gara questa sera? Affa e go. Sta uscendo anche Diego. Allora, sì. È molto difficile perché comunque abbiamo visto che safety car mi auguro che non entrino, ma le due gare che sono state già svolte ne sono entrate parecchie. Quindi salvo eventuali capovolgimenti io vedo in formissima Savu. Seconda posizione per Miggia e terza posizione per Ferrari. Questo è il mio podio. Ottimo, ottimo. Parlo anche per quello che ho visto durante gli allenamenti, magari. Sì, esatto, esatto. Sbrinetti si dimentica di rientrare in box, si parcheggia. Abbiamo detto che abbiamo anche Affa in pista, eccolo qua. Sì, sta affrontando adesso il giro in autolap. Vale 90 ci saluta a tutta la cabina di regia, ci dice sempre il ciao, top, Vale. Grazie Vale. Arriva anche Massimo Beltrame, ovvero il nostro Belmax, ti fa forza Barracuda, forza Rock Racing, Affa e Sbrino per Vale 90. Arriva anche Bastone che ci saluta, anche lui ti fa il Barracuda, anche Bastone grande prestazione per lui martedì, categoria divisione M1. Ax è arrivato anche lui, nonostante non dorma tantissimo è qua presente con noi. Sì. Affa dice stasera prevedo un 57.9 e invece un 57.8, quindi ha visto quasi bene. Saluti alla regia anche da parte di Guido, CSI Cresi. Ciao, buonasera. Intanto Affa inizia il suo giro. Sì, ho visto. Affa inquadrato in questo momento, inizia come dicevi te il suo giro. Dicevo, gran tempo di Ale, parla, scrive forza G. Gran tempo di Ale anche da parte di Gianluca Kulnaig, che scrive anche lui sul gruppo. Fenomeno, dice Ivo Ratatopo, per sempre su Savuale. Arriva anche Tony Kart che saluta la regia e Forza Legends. Ciao Tony, buonasera.
Lo stesso Savu scrive in chat: vi giuro, questo è il quinto 57 che vedo dall'inizio delle prove. Bene. Quindi stasera non è stato cauto e ci ha dato dentro e ha beccato diciamo nuovamente. Che, diciamo 57. Che gli vogliamo credere. Gli vogliamo credere, dai. E infatti Gianluca gli scrive: no, ma ti sto credendo, Ale. Però parla di un suo record di 51,750. Sì, vabbè, diciamo che queste cose vengono scritte dai piloti nei box, quindi l'adrenalina è a mille. Sì. Ci saluta anche è sul rettilineo. Sì. Discesa, vediamo se ci saluta anche Emanuele Imputato Manufai, che chiede se come va la live con l'aggiornamento. Tutto normale, la live va tutto normale, è un tutto po' bene. Più macchinoso il pai party, per il resto sembra tutto ok. Rullo di tamburi è arrivato anche Franco Rodelli, ovvero se sei voltoio. Ciao belli, ci saluta. Sbagliato AF, abbiamo visto. E conclude AFA con 1.59.048 in ottava posizione. Peccato, peccato, mi ha preso l'erba all'ultimo. Arriva anche Romix, buonasera regia. Ciao, ciao Umberto. Franco, domani festeggi 34 anni in azienda. Pensavo i 34 anni di età. Sì, voleva. Avrebbe voluto tornare a 34. Vabbè, anni. Ma Franco si sente un 34enne. Franco si sente un 34enne, ma comunque fra un po' andrà in pensione. Quindi siete tutti invitati a casa di Franco per bruciare la liquidazione in alcol. Ah, con Scuderia Italia. Con Scuderia Italia. non è che ci vuole molto a bruciarla. Adesso Joe e Seba stanno ultimando la ok ragazzi, la griglia di partenza. Sì, così poi torneranno. Mi sa che li possiamo iniziare già a smutare. Sì, fallo, io li smuto dopo e adesso anzi facciamo così, mandiamo la sigla così intanto. Sì, aspetta, li smuto, scusate un attimo che si vede tutto questo ambaradam. Ecco, questo è il casino dei party. Nei party, dei sì, party, i party sono fatti tramite le chat, i messaggi. Siete tornati. Allora, niente, vi muto un attimo adesso a tutte e tre e mandiamo direttamente la sigla e ci sentiamo fra qualche minuto. Right.
Rieccoci nuovamente collegati. Vedo che sono state già cambiati i parametri della gara ufficiale, quindi dovremmo essere praticamente pronti. Come siamo messi, ragazzi? Siamo pronti. Siamo pronti. Perfetto. Anche senza il praticamente. Bravo, Gio, bravo. Bah. Sono tutti iscritti, direi che possiamo anche partire. Perfetto. Ok, ultimi istanti, ecco qua, già ho iniziato la finale, quindi siamo praticamente pronti e partirà adesso la categoria Pro 1 di quest'oggi a Mont Panorama. Ricordati di dare live. Savu Ale parte in pole, grandissima pole position da parte di Savu. Siamo pronti per questi 22 giri qui direttamente da Mont Panorama. Macchine che partono affiancate l'una con l'altra. Particolare di questo Afano, circuito. Afano parte, restart. Quindi restart, faremo un restart. E mettiamo Afa ultimo. Anche Kulnai che è fermo. No, ha sbattuto e ripartito. Ah, okay. Si è sbattuto il suo Afa. L'avete scritto? Ok. Sì. Ok, quindi restart per il momento. Ok, aspettiamo che si iscrivono, cambiamo le posizioni. Le gomme le hanno cambiate tutti? Le gomme le hanno cambiate tutti? Ricordiamo che i primi 6 in classifica della Super Pole partiranno con le gomme morbide e gli altri seguiranno con le super morbide. Sì, apposta. Sì, sì, apposta, apposta. 5-6. Apposta, apposta. Diego, cosa è uscito? Diego è uscito. Aspettiamo che rientri. Sì, credo che stia facendo un aggiornamento del... Ok, attendiamo un attimo a Fa 92 che si riscriva. Comunque dalla chat la live, sì? Franco dice: comunque pure Gio va in pensione insieme a me, quindi c'è anche la pensione di Gio. Ah, ok, quindi facciamo pranzo e cena, facciamo. Con quella di Franco facciamo la cena e con quella di Gio facciamo il pranzo. Esatto. Gio, quindi liquidazione, lo sai che non te ne aspetterà, giusto? Raduno di Scuderia, sì, Italia, sì. Faremo. Trovate un punto di incontro tra Rovigo e Trento e verremo a trovarci. E Trento? Cremona. Cremona, scusa. Cremona. Perché Gio ha scritto, scusami, perché Franco ha scritto che domani festeggia 34 anni in azienda. Capito, Gio? Bravo. E quindi aiuto. È prossima la pensione. La pensione la spenderemo tutta in alcol, quella di Franco. Eh sì. Io vorrei dire. Giustamente Franco scrive dalla live: è il bere chi lo paga. Allora facciamo così, Franco. Tu paghi il bere e Gio paghi il mangiare. Vabbè, ci guadagno sicuramente. Sì. Sì, che paga il mangiare sicuramente, perché Franco col bere non ci guadagna molto. Abbiamo visto che ci sono spugne. Sì. Doc, spugne, doc. È rientrato Diego? No. No. Comunque la prossima settimana purtroppo non potremo essere in compagnia in live insieme ai nostri
telespettatori, perché c'è la pausa di campionato. Beh, no, vabbè, aspetta, una l'abbiamo fatta. Ah, è vero, è mercoledì, c'è il recupero della mercoledì. Quindi vi aspettiamo tutti per sapere il luogo e l'indirizzo di dove si farà la cena. Per la a casa di Franco, dovrò vuoi fare? Eccolo, Affa è tornato. Mettilo ultimo. Sì, sì, penultimo. Poi è una bella piscina, Franco, possiamo andare anche in piscina. Beh, un bel parte in piscina da Franco. Ci buttiamo. Allora tu, per poi dire, poi diamoci la c'è la signora Franca, in piscina che aspetta. La Franca. Liquidazione finita, ha scritto Franco. Ma non è che quello furbo si è chiesto l'anticipo della liquidazione, l'ha già bruciato? Lui c'ha l'occhio lungo. Non siete congiunti, no, Franco. Quanto tempo stiamo insieme in pista, c'è altri che congiunti. Siamo nello stesso stato di famiglia ormai. Ok, possiamo ripartire. Ci siamo. Adesso diamo l'ultimo se. Torniamo seri adesso. Solo 6, dice Franco. No. Finalmente si parte. Forza, ragazzi. Facciamo una delibera, Franco. Superiamo i 6. Niente. Si riprende, quindi secondo ed ultimo restart, giusto, ragazzi? Sì. Ok, quindi chi c'è, chi non c'è, non c'è. Eccoci qua, pronti per questa seconda ripartenza ed ultima ripartenza per questa Pro 1. Partito? Perfetto. Sì, quindi, sì. Partiti tutti, Savuale conserva la prima... Botta, penso, di Davide su Ferrari. Davide, altre botte... Motori rotti no, però c'è Ferrari con la deportanza posteriore, vediamo chi l'ha tamponato, penso Palagizzi, sicuramente due, sono gli unici due con quei danni. Sì. Oh, Ferrari si è schiantato, motore rotto, safety car quindi sì. Per Ferrari. Andiamo a vedere il replay di cosa è successo con CSI Ferrari, inquadrato, dietro c'era una Jaguar, una Viper, spinta. Diamo Ferrari. Un'occhiata al limite. Cambiano tutte le strategie, eh? Sì, i giochi. Quindi ingresso della prima safety car già al primo giro. Primo giro che vede Savuale in testa, Sbrinetti secondo, terzo Migia, quarto il Puegro, quinto Foltier Meteor, sesto troviamo Flantus, settimo Akulnaig, Gianluca Akulnaig da ultimo è già settimo. Ecco. Attenzione. Come abbiamo detto in Super Bowl, abbiamo visto che anche partendo ultimo è autore di grandi riprese e questo lo sta già dimostrando. Anche se è una gara ostica. Anche Davide ha danni, ma Mickey. Anche Davide pure. Mm. Vediamo se cambieranno le strategie, se i piloti rientreranno ai box. Savuale ai box. Sbrinetti i box. Finora tutti, penso tutti. Che tutti rientreranno in box, anche tutti. Perché tutto il trenino Si possono anche cambiare le gomme, quindi. Sì. Quindi vediamo se cambierà qualcosa, perché già qualcuno, i primi cambieranno le gomme, gli altri sei piloti non avranno da cambiare le gomme, quindi potranno già guadagnare Migia. Qualcosa chi non le cambia. Mickey Migia ha preso la testa.
ma ha fatto il rifornimento. Migia e Lucas hanno preso la testa della, della gara. Quindi strategia Lexus, prendono già il, cioè, prende la gara già un'altra piega, quindi già Migia e Lucas, quindi abbiamo due nuovi in, in prima posizione. Terzo Sbrinetti, perde una posizione. Quarto abbiamo El Pueblo. Quinto Savuale, quindi dal prima, dalla prima posizione passa quinto. Sesto Foltier Meteor, settimo Kulnaig, ottavo Affa. Anche Affa è ottavo ed è partito, è Affa che è partito ultimo. Sì. E c'è lo staccamento nel gruppo, caso mai mandato un messaggio di raggrupparsi. C'è un periodo che tiene una velocità più bassa. Ferrari è ultimo. No, dopo i primi test, se non sbaglio, c'è un pilota che va più lento. È il Pueblo, è il Pueblo, è staccato di 8 secondi, quindi scrivetegli di raggrupparsi. Ma mi già danni per caso? No. Ah, ok. Dimmi quando sono tutti usciti dalla curva. Sono tutti raggruppati, giusto? Sì. Ok. Posso partire io? Manda il messaggio. Sono tutti usciti. Rientra al Cudi con la safety car. E riparte la gara con Omigia in prima posizione, seguito da un CSI Lucas. Terzo abbiamo Sbrinetti. Quarto è il Pueblo, quinto Savuale. Sembra tutto regolare, giusto? Non vedo. Sì, sì, sì. No, no, no. Tutto liscio, perfetto, perfetto. Tutti raggruppati, tutti in colonna e quindi vabbè. Terzo giro che è iniziato, comanda Migia Barracuda Motorsport sull'altra Lexus, sempre del team Barracuda con CSI Lucas. Sorpasso di Savu su El Pueblo. Andiamo a vedere il sorpasso di Savu all'interno su El Pueblo quando comincia la salita del circuito. Bel sorpasso pulito di Savu. Savu non vuole far scappare gli altri. Quindi alla fine seguiranno tutti la stessa strategia oppure avete visto i box strategie differenti? Ci saranno strategie differenti, ma ok. Savu grandissimo in discesa, abbiamo visto, inquadrato in questo momento, recupera tantissimo su Sbrinetti e stacca leggermente il Pueblo. Sbrinetti a suo favore ha la grande velocità che gli consente questa Corvette. Vero Joe che tu hai la Corvette? Sì. È una... sì. Macchina velocità stupenda. Il punto incredibile, io amo questa macchina. Chi se la sta ridendo è CSI Migia che stacca il compagno di squadra, adesso è un secondo e 8 di vantaggio su CSI Lucas che a sua volta ne è 1 e 4 su Sbrinetti. Sbrinetti ha 9 decimi di vantaggio su Savoale che ormai lo tallona, ma tallona anche PDM El Pueblo che è direttamente a mezzo secondo staccato da Savuale. E attenzione che in sesta posizione c'è un altro pilota velocissimo, ovvero Akulnaig, che con la macchina che si ritrova non tarderà tantissimo ad arrivare sotto degli altri. Migia 2 secondi adesso inquadrato di vantaggio su Lucas.
Dietro tutto regolare? Dietro tutto regolare, e dico che ci saranno strategie diverse, ma tra varie auto, e quindi in tre sessioni, diciamo, ecco, diciamo così. Ci sono tre tipi di strategie diverse, neanche due, tre. Quindi se la contenderanno fino alla fine con... Sì. Dovremmo seguire la gara con attenzione. Bene, esatto, sì. Gara molto lunga. Le... Sì, sì. Quarto giro dei 22 previsti. Abbiamo... Diciamo che non si può prevedere il vincitore, a mio avviso. No, già il mio pronostico è già un po' stravolto. Giro veloce di Miggia con 1.59.512, ma abbiamo visto un 3 decimi circa in viola a questo momento Savuale. Qualcuno va sull'erba, è vero, vedo Savuale, una leggera toccatina forse con l'altra BMW di PDM, sì. Il Pueblo, Savu comunque mantiene la quarta posizione, si mette adesso nel rettilineo, sempre incalzato dalla BMW di El Pueblo. El Pueblo, oh, per un attimo ha avuto l'intertempo migliore in giro veloce, ma se lo prende il solito Akul Naig con 1.59.355, quindi si prende il giro veloce. Akul Naig è sempre là dietro, 7 decimi. Concedimi, Miki, che la parte dell'avvoltoio stasera la sta facendo Akul Naig. Sì, a mio avviso. Sì. È là, pronto, col suo becco. Esatto. Metaforicamente parlando. Esatto. Okay. Miggia inquadrato, sempre primo, sempre un secondo e sette di vantaggio su Siesa e Lucas. Accorcia leggermente Sbrino con un secondo e due di ritardo da Siesa e Lucas. Savuale sempre la solita distanza, quindi non riesce a scappare Sbrino e non riesce neanche a togliersi di dosso Savuale, un certo PDM El Pueblo. Arriva anche a Akul Naig, affa leggero stacco per lui, 2 secondi e 2 da Akul Naig, e si sta portando dietro un trenino composto da Foltier Meteor e PDM Davidez, nonché anche Palagizu. Poi troviamo Flantus staccato di mezzo secondo. Sì, diciamo che coloro che hanno avuto i danni sono quelli che sono dietro. Sì. E attenzione che c'è anche Ferrari, che adesso è relegato in ultima posizione, 12°, visto la rottura del motore, ma è attaccato praticamente a Flantus. Si comincia a far vedere sugli specchietti di Flantus, CSI Ferrari. Cosa è successo davanti? Luca si è fermato ai box. Danni? Sì. No. Vabbè, era scontato, tenendo conto che era in nona posizione all'ingresso della safety, sicuramente avrà caricato giusto qualche giro. Quindi hanno fatto un tentativo, forse piccolo rabocco di fuga. Di fuga che non è riuscito. Ma vabbè, scusa, Miggia, quanto distacco a Miggia dal secondo? A Miggia 3 secondi da Sprinetti. Quindi hanno, attenzione, Sprinetti, che ho fatto un errore, c'ha Savu incollato, Ah no, è Savu che è troppo veloce. Sì, hanno adottato una strategia diversa. Quindi uno dei due è più leggero, uno dei due è più pesante. Savu ha staccato anche a Akul Naig, che a Akul Naig è passato anche il Pueblo. Sì. Sono un po' di strategie diverse. Sì. Comunque, diciamo che la strategia anche di Luca e Miggia non è stata sbagliata. Miggia, tra l'altro, visto che l'ha nominato, Miggia, dico che a 3 secondi è 6 adesso svantaggio. Nel salitone ha guadagnato 6 decimi. Luca lo ha... si ferma. Sì, ma adesso deve fermarsi. Ma Luca gli ha permesso di fare lo strappo, capito, stando lì dietro. Perde terreno Savuale adesso da Sbrinetti. Era incollato nella salita nel misto, non ce l'ha fatta a tenersi dietro. Ma... dietro però c'è un Akul Naig, occhio.
Sì. Abbiamo preso 100 metri solo in questa. Sì, nella staccata. Senza scia, eh. MJ Box. MJ Box con Sbrinetti passa Savu e passa Kulnaig, quindi prima posizione per Savuale, seconda posizione per Kulnaig. Vediamo un'uscita box, non si trova nessuno. Io vado a far fermo, ragazzi, in retromarcia, ecco, crashato. Oh, quindi peccato per Affa, che abbandona la gara. Tanto c'è Migia su Sbrinetti, in scia. Ecco inquadrato Migia su Sbrinetti per la nona posizione. Savuale conserva 6 decimi di vantaggio adesso su Akulnaig. Tempo in viola per Savuale. Ma qua prevedo che in questa lunga. Ho sentito un botto. Ho sentito un botto. Un BMW. PDM il Pueblo. Controllate se. Sì, no, c'è danni al posteriore, sì. Vediamo se riprendiamo cosa è successo al Pueblo. Pensate che qualcuno ha tentato di fare un solo pit? Un pit? Ecco l'errore del Pueblo che fa muro. Un pit mi sembra purtroppo azzardato. Insomma, 11 giri li fai, due in safety car. 11-12 giri si dovrebbero fare, tenendo conto che due giri tra il primo e la safety arrivano a 20, quindi ci può stare qualcuno abbia tentato un solo pit. Mantiene la prima posizione anche sul traguardo Savuale con 6 decimi di vantaggio su Akulnaig. I due tentano un allungo su El Pueblo che ha staccato di 4 secondi, su Davidez che è in quarta posizione. Folter Meteor passa in quinta posizione ma è seguito da Palagizu con la seconda Jaguar. Flantus, settima posizione, poi troviamo in ottava, abbiamo Ferrari. Sbrinetti, nona posizione, con un Migia sempre agguerritissimo al retrotreno. Troviamo un Lucas staccato di 9 secondi da Migia. Non so quanto ha pagato la scelta di Migia, era terzo in griglia. Si trovano ultima e penultima le Lexus e quindi non vedo questo grande vantaggio. Però gara è lunga. C'è un altro pit, chi ha fatto sosta unica comunque c'è un altro pit. Ma anche Migia c'è un altro pit. Ma più corto. Vediamo, ripeto, gara lunga. Attenzione scodata di... Di chi? Del Pueblo davanti a Davide. Però l'ha mantenuta. Il Pueblo c'ha danni, infatti lo lascia passare. Il Pueblo ha danni, passa forse anche prima. Valerio. Sì. Poi i danni da prima e passa anche Palagizio. Diciamo che non è nemmeno facile guidare in scia, No. Quindi lotta un bel trenino con Jaguar BMW, Jaguar BMW. Ovvero Folter Meteor, Palagizio, il Pueblo e Flantus. Vediamo se si ferma o continua. Penso che continua. Penso con le scie riesce a stare al ritmo. Accorcia le distanze Savuale. In prima posizione 4 decimi troviamo a Kulnaig, quindi 4 decimi, 2 decimi e non 4, che li porta via a Kulnaig, quindi. È una bella scia qua. E allungano poi, tra l'altro, allungano su Davidez. Si portano da 4 a 6 secondi e mezzo. Ma secondo voi Akulnaig non vuole passare perché sta gestendo? Stando a quello che abbiamo visto nelle altre gare, sì, ha sempre fatto così. Esatto. Cioè, lo supera solo se obbligato a farlo.
Vabbè, ma alla fine l'intelligenza sta anche qui nel pilota, nel saper gestire la gara. Sì, vuol bruciarlo direttamente ai box, forse, a Kulnaig. Tenta nuovamente l'allungo sul misto, dove forse il Mercedes ne ha un po' di più della, sì, della Viper. A Kulnaig si riporta quasi 7 decimi di vantaggio, di ritardo, scusate. Oh, il rollino di Savo è andato leggermente lungo, infatti adesso è attaccato. Vediamo se ci sarà la strategia di risparmio da parte del Kulnaig, oppure in questa discesone che ci brucia nettamente il Viper tenterà il sorpasso su, sulla Mercedes, e lì è incollato. Proprio sta lì come dicevi te, Gio, come avvolto io. Non vuole passare. Non passa, esatto, perché ha tutte le carte per sorpassare con quel motore che si ritrova, e invece non passa, quindi sta lì a ministrare. Com'è finita, Michi, la bagarre dietro tra BMW Jaguar? BMW Jaguar, allora, abbiamo BDM Davidez e quarto Palagizzo. Si è staccato un po' il Fontier Meteor, diciamo. E il Pueblo, quindi il Pueblo ha perso terreno, complice forse i danni, giusto? Danni? Sì, la potenza posteriore è per sempre. Diciamo c'è un gruppetto centrale, a parte, sì, i due che hanno preso lo stacco, poi c'è il gruppetto centrale. Invece Ferrari è riuscito a recuperare qualcosina? Sì, ottavo adesso. Ferrari ottavo, sì, si trova un Flantus davanti. È un El Pueblo. Pueblo che sta perdendo nettamente terreno. Forse, ripeto, nell'esperienza dei vari campionati che abbiamo fatto, secondo me non conviene rimanere fuori con i danni. Voi cosa dite? No, secondo il danno è inevitabile la macchina. Guarda, secondo me ha rischiato di stare fuori qualche giro in più, perché comunque avendo la deportanza posteriore magari non gli dà troppo fastidio, e... però logicamente sui tornantini e sui Gicane può scodare un po' di più e quindi farà più fatica. Magari fosse stata una Viper, una Jaguar, allora sì, che comunque hanno il motore che ti permette di... Esatto. Ma una BMW, perché ci perdi sia nel misto che nel rettilineo, che già non va di suo, penso che fosse stato più opportuno entrare a riparare. Secondo me dovrebbe entrare adesso comunque, perché ha perso il trenino del Jaguar e quindi... Magari restava imbottigliato in mezzo a due auto, allora si faceva trainare, e allora sì. Però con la deportanza nella parte in montagna là sopra, infatti non è facile, adesso si ferma. Ferrari passa, ma il Pueblo rientra ai box. Sì. Quindi il Pueblo ai box, Ferrari passa e lo troviamo in settima posizione. Era dodicesimo al termine del primo giro, visto il discorso safety car. Quindi è entrato all'undicesimo giro, quindi lui andrà direttamente per fine gara. Sì. Comunque attenzione, che a Kulnaig, Kulnaig sta passando. Sta passando Savu. Passa. Andiamo a vedere se abbiamo beccato. Sì, perché siamo alla finestra. Dobbiamo essere alla finestra dell'altro pit, se non sbaglio. Sì, incrocio tra i due, passa a Kulnaig. Quindi troviamo una Kulnaig adesso in prima posizione, Savu in seconda. 7 secondi troviamo Palagizzo e Davide, che sono le due. Bel sorpasso da entrambe le parti, due sportive, non lasciato lo spazio l'uno all'altro. Molto. Dicevamo terza e quarta posizione per le due Jaguar. Segue un agguerritissimo Fontier Meteor a bordo della BMW. BMW che ormai con i motori terminati, abbiamo visto che quest'oggi sono veramente puliti. Per forza, perché se lo rompono poi non ne hanno più, e quindi... Se l'hai chiamata Michi ti mutiamo il microfono. Non l'ha detto Gio, non l'ha detto io.
No, no, l'hai detto tu. Vediamo, vediamo, si aprono le scommesse. Ferrari su Flantus. È l'esterno per Ferrari, ma è un punto abbastanza ostico per passare. Sbanda leggermente Flantus, esce meglio Ferrari. Vediamo tra i due. Si tenta l'interno, oh, Ferrari, ma non c'è passa. C'è la macchina distrutta. Chi? Allora, a parte il motore. A parte il motore. Sbrinetti. Contatto con Sbrinetti. Sbrinetti non vede Ferrari. Ferrari. Sì. Sbrinetti, non Sbrinetti è dentro Ferrari. Sì, l'ha non anche è bella come l'ha anche sollevato. Però il dato di fatto è questo, che loro due non si vedono. Ok. Quello giustamente rientra in box. A parte il motore, ha trovato più. Ma ha fatto un errore? Penso di sì. Chi? Anche perché tu è quello. È appena uscito sì. dal box per riparare. E ha ridistrutto la mia. Visto solo l'ingresso e box di El Pueblo. Sì. Confermo che non si vedono. Roba brutta da vedere. Passano attraverso, guarda. Sì. Molto brutto. Sì, 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 si trapassano a vicenda. Infatti. Invece le due Lexus sono sempre dietro? Sì. Quindi hanno una strategia diversa, secondo me loro adotteranno una strategia di quasi arrivare quasi al fine. Loro devono rifermarsi. Rifermarsi per fare un rapporto alla fine. Vabbè, anche i primi devono fermarsi, Sì, solamente chi ha fatto la sosta ora intorno all'undicesimo, al dodicesimo giro andrà fino alla fine. Invece la lotta Kulnaik Savu che mi dice? Stanno entrando in box, tutti e due. Camera cara di Mija inquadrato anche in questo Palagic momento. Box, anche Davide, tutti e box. Continua Sbrino. c'ha la macchina, c'ha la carrozzeria tutta distrutta. Il fatto che Sbrino continui a fare si fermi, almeno non sbattono più a vicenda. No, esatto, che era abbastanza brutto da vedere. Era in camera car con Mija e si vedevano questi due, ogni tanto ne vedeva due oppure uno di pilota. Cioè, Savu ha superato il box Savu a Kulnaik è un secondo e tre. Kulnaik ha fatto il pieno praticamente, però sappiamo che la Viper consuma di più. Sì. Abbiamo visto anche l'altro giorno in M1 dove mi dicevano che io ero a rischio, avevo messo meno carburante, invece proprio perché il Mercedes consuma leggermente meno. Allora abbiamo un primo Sbrinetti con 6 secondi di vantaggio su Savuale, ma Sbrino sicuramente dovrà rientrare in box. Savuale secondo con 1 secondo e 6 di vantaggio su Kulnaik. Quarta posizione per Lucas, staccato di 3 secondi e 4, ma penso che Lucas si debba fermare. Sì. Quinto Davidez, sesto Foltier, Palagizu va in settima posizione, ottava posizione per Ferrari, nona posizione per Mija, che suppongo che Mija abbia già fatto il... Attenzione, Savuale ha fatto un errore, c'ha danni. Oh. Sì. L'ho superato. Abbiamo visto il replay, aveva già il danno. Non è la rottura motore, no? No, 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 no. L'anteriore, il braccetto anteriore. Peccato per Savu. Da pensare se fermarsi, che fare. Dipende come si giri con. Cioè sono 9 giri così, non è poco. Ma con la deportanza anteriore non ha senso. Invece no. Si ferma. Sì. E infatti si deve fermare, perché nell'eventualità dovesse entrare praticamente un'altra safety, almeno è avvantaggiato. Sì. Quindi forza safety car. No, niente safety car. Non c'era a gufare. Ti bandiamo dai parti, vedi? Va bene. Ho perso tantissimo.
Akunag comanda 4 secondi e 7 di vantaggio su CSI Lucas. PDM Davide in terza posizione, ma troviamo un Fulger Metro che si fa vedere adesso. Ma tanto, si è ricomposta la coppia Ferrari Sbrinetti. Sì, ecco qua. Quindi diciamo Folter velocissimo anche lui, è in quarta posizione, quinta posizione abbiamo Palagizzu, sesta posizione cade Savoale. Ferrari Sbrinetti. Settima e ottava posizione. Non una posizione per Miggia che si deve ancora vedere questi due uno sopra l'altro. Per me già non sarà facile. No, tutto a suo rischio e pericolo. Ecco, va anche a sbattere un po' sul muretto. Perfetto. Decimo Flantus e undicesimo El Pueblo. Torniamo a Sakulnaig. Quattordicesimo giro, a Kulnaig da ultimo lo troviamo in prima posizione. Tanto buon recupero di Valerio, quarto ad Encia a Davidez. Bellissimo sorpasso, dice Andrea Filippi dalla chat. Arriva anche Gillone. Forza Viper da parte di Stefano, Massimo Beltrame, forza ragazzi, forza Barracuda, vai Savu, dice Gianluca Sedini, si risveglia Zia Rosa, vede un PDM davanti, si risveglia, Akulnag fenomeno da ultimo a primo. Akulnag prima posizione, secondo troviamo sempre un Lucas. Terzo troviamo Davidez che è sempre alle prese con un Folter Meteor che non lo lascia andare via. Quinto Palagizzu con un Savoale incollato. Settimo Ferrari. Ottavo Sbrinetti. Miggia non ha posizione, non riesce a prendere il duo Ferrari-Sbrinetti che è davanti. Decima posizione per... decima posizione per El Pueblo e undicesima per Flantus. 4 secondi e 9 di penalità per Flantus. Cosa li ha presi? Li avrò presi lì alla... verificate se sconta. Sì, controllate se sconta. Invece Valerio è rimasto dietro alla Jaguar, scia sempre. 9 decimi, si è staccato un po' adesso nel tratto in discesa. Un sorpasso ho visto dietro, chi era? Ah no, Mercedes e Jaguar dietro Valerio. Dalla safety car non vedo bene i nomi live, ma sono tanto vecchietto io. I miei occhiali. Di cosa? Cosa vuoi sapere? Dimmelo. Ah no, sono la Jaguar e il Mercedes in lotto, sono Palagizzu e... che è Savo. Savo. Savo ha riparato, giustamente? Sì, ha rientrato in box. Ma diciamo che ora a giallo deve solamente gestire... Nike in primo posto dovrebbe riuscire ad avere, se non sbaglio ha fatto la sosta al dodicesimo giro, giusto lui? Dovrebbe riuscire ad andare fino a fine gara. Sì, va tranquillamente fino a fine gara. Okay. Deve gestire, posto, come dicevo all'inizio, non è solo un discorso di essere veloci, ma bisogna anche gestire. Tra virgolette c'è anche la sfortuna purtroppo di Savo che ha avuto il contatto che con i danni gli ha permesso a Gianluca di prendere il largo completamente, anche se
sicuramente alla fine sarebbe stata una bella lotta spettacolare tra tutte e due. Eh sì. Adesso Luca si dovrà fermare, fare pit. Quindi adesso solamente le due Lexus ancora sono in strategia. No, box. C'è qualche altro pilota pure? Midja dovrebbe andare alla fine. Ah, Midja è riuscito a sistemare. Sì, sì, Midja. Sì, perché Midja si è fermato forse uno o due giri dopo di Luca. Midja alla fine, va alla fine. Quello che consuma parecchio la gomma. O non le ha cambiate, non so. Secondo me non le ha cambiate. Ma non le ha cambiate, tu dici, dalla quando è stata la safety? No, lui aveva le no, aveva le morbide. Sì, sì. Allora le consuma in modo spropositato. Perché è entrato con Sbrinetti, eh? Ah, no, Sbrinetti è entrato con Paolo. No, è entrato dopo Sbrinetti, sì, hai ragione. Lui ha tentato l'ultimo, se non sbaglio, perché due giri in più a Midja rispetto a Sbrinetti. Tanto Lucas va in una posizione che Midja in traverso in drift. Sì. Si ricompatta. Kunaga è scappato, 6 secondi e 7 di vantaggio. Davide c'è secondo e terzo, abbiamo Fonti Armenter che comunque sembra che stia arrivando su Davidez, ma qua Davidez è per conto suo a favore del motore dello Jaguar. Vediamo Fonti se riuscirà a stare un po' dietro in scia, si recupera qualcosa. Comunque Fonti è il terzo, ragazzi. Sì, sta recuperando qualcosa in scia su Davidez, mezzo secondo. Diciamo che se tiene questa posizione è un ottimo risultato per le BMW, per il team Legion. Sì, diciamo che per come è andata le prime due gare, si può togliere il prodotto. Abbiamo un duello tra Foltier e Davidez e Palagizu e Savo, quindi due Jaguar alle prese con BMW e Mercedes. Diciamo che vedremo, secondo me, dal ventesimo giro in poi, come spingere un po' di più questi due bagarre con Jaguar e Mercedes. Perché questi due piloti non si vedono. No, sono proprio... Quella... Sbrino all'interno. Midja e Luca invece sono il fanlino di coda, o c'è quel cazzo dietro? Chi c'è? No, forse Federico? No, Ottavo e nono. Federico e Flavio. Sì. Ma Federico purtroppo ha riportato danni e quindi... Quindi apre e chiude lo schieramento il Viper con una Kunag primo e un Flantus in ultima posizione. Beh, ma Flantus aveva pure preso qualche opzione di prenda. Foltier che adesso ha l'interno a suo favore in questa curva su Davidez, ma abbiamo visto anche una Mercedes dietro con Savu. Passa Foltier, quindi Foltier si prende la seconda posizione. Oh, si girano Savu e Palagizu. Sì, peccato. Sono motori rotti? No, non hanno neanche danni. Settima e ottava posizione per
nona posizione per Savu, passato in questo momento da Lucas, quindi Savu perde la sua quarta, quinta posizione, la lotta per la quarta. Palagizu è rimasto un po' più davanti, il settimo, quindi ha avuto la peggio Savuale. Tanto Folte l'ha superato a... Sì, a Davidez. Sì. Sì, l'abbiamo visto in live. Quindi Akurnaghi primo, Folte a te secondo, terzo Davidez. Spinetti diciamo che passa adesso... in quarta posizione. Sì. Ha trapassato Ferrari. Trapassato. È quinto. Migia si guardava fino a poco tempo fa il duello Sbrinetti-Ferrari, ma adesso è a 3 secondi e 9 di ritardo da loro, quindi ormai neanche li vede più. Palagizio è caduto in settima posizione, ottava posizione per Lucas, nona posizione per Savuale, El Pueglo va in decima posizione e chiude Flatus in undicesima. Intertempo in viola per Akurnaig, che ha già di suo il giro veloce con 1.58.828. Vediamo se andrà a ritocchiare ulteriormente il suo giro. Intanto proporrei di portare i primi spruzzini per la regia. Mi sento molto assenti. Guardavo i commenti. Controllando i motori. I commenti nella chat di Vale 90. Dice che da verificare il motore della BMW di Valerio, perché a superare la Jaguar il motore, beh, ma in scia la velocità si prende, ci sta pure, anche se secondo me può essere anche la strategia di Davidez alla fine, stare dietro, risparmiare e poi affondare sul rettilineo che ne ha di più la Jaguar. Avrà messo la BMW, avranno messo il motore Jolly. Dai jolly, sì, questo abbiamo visto un largo di Davidez. Sì. Perde parecchio terreno su Faultier Meteor. Attenzione che si sta avvicinando anche Sbrinetti, Quasi a muro per Davidez. Dicevamo arriva Sbrinetti. Sbrinetti che ha dato un secondo e mezzo a Ferrari. Sì, vabbè, ha ancora un buon margine. Vabbè, diciamo che c'è Ferrari che nemmeno lo sa, quindi magari... Perché il distacco tra Sbrino e quello davanti a lui quant'è? È 1.9. 1.9. E tra Ferrari e Sbrinetti? 1.3. Quindi a 3 secondi Ferrari vede quasi 4 secondi a quello davanti a lui. Quindi diciamo che ci sta anche il fatto di non... spingere più di tanto. Non spingere, esatto. Magari si sapeva che aveva un pilota davanti a lui di quasi 2 secondi, spingeva di più. Comunque abbiamo 3 auto differenti nelle prime 3 posizioni. Abbiamo una Viper, una BMW e una G. No, abbiamo nelle prime 6 posizioni 6 auto diverse. Quindi si riconferma sempre che i BDP Scuderia Italia sono sempre attivi. Sì. Sì, vediamo, confermiamo questo. 6 auto differenti, come diceva Manu, nelle prime 6 posizioni. Un campionato alla fine tosto, non sai mai cosa aspettarti. No, ma per quanto ci possa essere una vettura come in questo caso Mario, Viper e Jaguar, che sono sicuramente in questo circuito un pelino superiore alle altre, le incognite della gara non sanno mai. I muretti sono uguali per tutti. Jaguar, l'ha detto, Gio, l'hai sentito? L'ha detto? Sì. I muretti sono uguali per tutti. Seguiamo un attimo il pilota. Tanto Savo si è preso 5 secondi di penalità, li sta scontando. E ho sentito anche che ha detto Viper e Jaguar, quindi tenendo presente che lui fa parte della scuderia Jaguar. Vabbè, ma io facevo, e io quando sono in live sono indipendente dal team, sono sei indipendente, neutro, quindi non c'è
c'entra questo. Intanto Savo penso che ormai abbia perso la concentrazione. No, no, mollato, ha rismattuto a muro. Volevo dire vero, che magari gliel'hai un po' tirata tu il team tutto lì. No, no. Fatto danni Savo? Sì. Ce l'avevo inquadrato, mi è sembrato. Che ha perso la concentrazione, si è visto, dai. Sì, un po' di frustrazione anche, diciamo. Sì, sì, non è facile. Sta per iniziare l'ultimo giro di questa categoria Pro 1. Akul Naig sempre in testa, parte adesso il suo ultimo giro. 1.58.784 il giro veloce in gara. Seconda posizione per Folti Ermetrio, che taglia il traguardo, inizia adesso il suo ultimo insieme a Davidez, che è staccato di 9 decimi circa. E due hanno pochissima benzina, sia Folger che Davide. Ah, sì. Vediamo se riusciranno a fare un giro. Dietro c'è Sbrinetti, intanto, dietro a loro due, con un quarto posto. Quinto Ferrari, sesto Migia, settimo Palagizu, ottava posizione per Lucas, nona per El Pueblo, Savoare cade in decima posizione e undicesima posizione troviamo Flantus, purtroppo staccatissimo. Devono risparmiare un pochino entrambi? Sia Davidez sia Foltier, sì. Sbrino e Paolo ne hanno un pochino di più. Dovrebbero farcela, eh. A pelo però. Ultime curve per Akul Naig. Ultima curva che affronta in questo momento e va a vincere questa categoria Pro 1 direttamente dalla Mont Panorama, quindi primo Akul Naig, partenza da ultimo praticamente dopo tanto l'errore in qualifica. Davide ha superato il Fugger, eh? Ha finito la benzina. Ha finito Davide la benzina, attenzione, tagliala. Madonna. Secondo Folti, terzo Sbrinetti, quinto, quarto Ferrari, quinto Davidez. Quinto Davidez. Da secondo è passato a quinto. Sì, quindi perché avrà tentato il sorpasso in scia di Valerio. Sì. Magari Valerio invece furbamente è andato in settimo Palagizu, in un po' di risparmio. Ottimo Lucas. El Pueblo taglia in nona posizione. Savoale arriva, diciamo, in questo momento, decima posizione per lui. Diciamo che l'ha tentata, dai, ci ha provato. Ci ha provato. Eccolo Savo, decima posizione per lui. Peccato per l'errore. Undicesima posizione per Flantus. Flantus che adesso affronta, dopo il rettilineo in discesa, va a affrontare l'ultima curva. Eccolo inquadrato. Ultima Viper, quindi prima e ultima, arriva in questo momento Flantus. Undicesima posizione per lui. Quindi Akul Naig, Foltier e Sbrinetti, questo è il trio, il podio che andremo a intervistare fra qualche minuto. Niente, complimenti, è uscita solo la safety car praticamente in partenza. Esci Manu? Sì, scusate. Ma come si fa a invitarli? Un altro gruppo? No, puoi invitarli, poi Manu li... Sì, tranquilli, invitateli voi in party. Sembra che Valerio ci può entrare direttamente. Sì, Valerio sì. Allora, mi salvo il mio replay. Thank you.
Attendiamo i piloti che ci raggiungano qua in cabina di regia, ovvero a Cool Night, Foltermetro e Sbrinetti. Quindi questo è il risultato: prima Cool Night, secondo Folter, terzo Sbrinetti, quarto Ferrari, quinto Davidez, sesto Miggia, Palagizzo, Lucas, El Pueblo, Savu, Flantus, Affa che è purtroppo abbandonato. Come stanno andando gli inviti? Boh. Diciamo, queste nuove modalità a parte è un po' una seccatura al momento. E allora, vediamo se ci raggiungono in parte. L'avete invitati, giusto? No, no, io non ho inventato nessuno. Ah, beh, dormite veramente. Lo invito io. Puzzino. Ecco. Intanto Valerio ha già ci ha raggiunto. Aspetta, Sbrinetti a Cool Night. Ciao ragazzi. Ciao Valerio. Complimenti, bella gara. Cioè, indecente il party, come si si entra. Sì. Non, non pensate male, non pensate male. No, la parola era uguale a un'altra. Ho sentito già qualcuno che stava cercando le mutande. No, tranquillo. Quello verrà dopo. Ho sentito la stessa aggettiva, detto no. Avete invitato ciao ragazzi. Ciao Paolo. Complimenti anche a te. Cavolo, va. Ma quanto l'hai preso quel muro? Che ti è andata proprio dritta al primo giro. Ma ci fa già danni, Paolo. Te lo dici anche a me? Sì, ho visto che sei andato dritto. Mi hanno tamponato. Ok, perché non si capiva. Sennò. Quindi che manca? Solo la Cool Night? No, io li ho invitati, adesso arrivo. La Cool Night e Sbrinetti. Sei quarto, Paolo, tu non lo vedi per Sbrinetti. Ah, ecco perché allora. Ok, allora esco, ragazzi. Bravi ragazzi. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao amici. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Congratulazioni a tutti e due. Grazie. Complimenti. Grazie, grazie. Ecco Gianluca. Buonasera, ecco ragazzi. Gianluca. Ciao a tutti. Sì. Ciao. Complimenti. Grazie. Bravi. Bravo anche voi. E allora iniziamo da... Scusa Gianluca, ma io ti ho dato l'appellativo di avvoltoio della serata, quindi... Perché? Eri sul trespolo lì che attendevi, non volevi passare, quindi... Sì, un po' di strategia. Un po'. Ci sta, giusto. Allora iniziamo da Sbrinetti, sì. Dici tutto, Bruno. Allora, niente, era partito bene, stranamente ho fatto una bella superpo, stranamente, perché quest'anno non mi sono uscita tanto bene. Poi la gara comunque era andata bene, la safety a me, non lo so, mi scombussola la testa e vado in panne. Però poi alla fine... Ti anticipiamo che non ti vedevi con Paolo e avete fatto la gara uno incollato all'altro. Sì, esatto, sì. All'inizio non vedevo Diego, poi non vedevo Paolo. Ah, io veramente, figurati, io non mi sono accorto proprio niente. Infatti Paolo non ti vedeva e pensava anche lui di essere arrivato terzo. Ah. Che è arrivato quarto poi. Ah, ok. Ah, figurati, quindi. Vabbè, da me ci si può aspettare di tutto. poi niente, alla fine ho visto Davidez che a un certo punto si è bloccato di colpo, penso che avrà finito la benzina. Sì, ho visto Valerio che girava di colpo, ho girato di colpo pure io di istinto.
E sì, da lì, cioè, sono arrivato terzo, se non penso. Ha avuto un infarto Davidez mentre era sul traguardo. Spenta la macchina, mi sa. Si sono spente le candelette da Jaguar, non c'ha più iniezione. E sono arrivato terzo. Poi non so se ero quarto o perché non vedevo Ferrari. Eri quarto. Ah, ok, quindi quarto. E lì ho visto fermo Davidez, è venuto distinto di sterzare. Perché vedendo Valerio che aveva già sterzato, e niente, sono veramente super contento. Complimenti, grazie bravo, al team, bravo, ovviamente, bravo, grazie a tutti. Bravo, Michi, bravo, bravo. Grazie a tutte le organizzazioni. Grazie, bravo. Grazie a te, Sbino. Voi, a voi. Valerio, dici tutto, com'è andata questa gara? Ti abbiamo visto un bel po' di bagarre. Sì, ma dai, bella gara, sono contento del risultato. E purtroppo quando è entrata la safety ho caricato il pieno, ho fatto tutta la benzina possibile, e già c'ha dei problemi la BMW in velocità, col pieno le morbide è stato proprio la saga del prego passi, venga in avanti proprio. Sì, dove ho resistito me la so giocata, l'ho venduta cara la pelle. Devo ringraziare Gian perché è stato un signore, è stato. Ho preso una penalità ridicola di 4 secondi e mezzo quando siamo entrati dentro i box e l'ho scontata sul rettilineo e lui ha tenuto tutto quanto il gruppo dietro senza sorpassarmi, che sarebbe potuto passare tranquillamente, dato che non c'era la... Se posso sorpassare durante il regime di safety car, chi sconta la penalità? Ah, io non lo sapevo. Ecco, allora vedi, se prendi, ecco, prendi del signore, non parla allora, non di niente. Non lo sapevo, però non ho voluto rischiare a prescindere. Okay. E diciamo poi, mi sono sentito un attimo in debito con Gian, quando poi era alla ripartenza della gara, ho visto mi aveva preso la scia, non ho fatto niente per opporre resistenza e... Visto che aveva fatto sta cosa, diciamo di buon cuore, dai. diciamo di sì. Io ho ceduto la posizione tranquillamente senza vendere la gara. E poi niente, sono finito in mezzo a quei due ramarri verdi che correvano, non so quanto andavano veloci. E c'è stata bella bagarre nell'ultimo giro che cambiavo a coppie di marce. Però fortunatamente ho sentito dalla diretta che pure Davide si stava in crisi e... Dai, è andata bene, è andata con un brivido finale sul rettilineo. Ma va bene così, va bene. Beh, è un buon risultato con la BMW qua. E i complimenti a Gian e grande Sbrino, grandissimo podio. Grazie. Complimenti a voi. Giallo, dici tutto. Ti abbiamo visto fare abbastanza, diciamo, tra virgolette, intelligentemente rimanere dietro la Mercedes... fino a che è potuto, poi abbiamo visto fatto lo sguizzo per passare. Sì, allora praticamente io avevo due strategie, cioè nel senso in qualifica ho detto o faccio bene o faccio male, e già subito alla prima curva ho sbagliato, quindi ho detto beh, la seconda scelta è andata, e poi mi sono messo a fare una gara, sono entrato al primo giro, l'avrei fatto anche se non ci fosse stata la safety car per evitare la confusione, e mi sono messo tanto a risparmiare dietro a Valerio, Federico e poi anche ad Ale, e poi più che altro ho capito che la gara era con Ale, quindi quando siamo andati ai box ho messo leggermente più benzina per provare ad attaccarlo, magari lui mi usciva davanti, non cambiava le gomme, ho capito che lui aveva messo la benzina contata, quindi non ho spinto sin da subito, però lui ha sbagliato. E sinceramente mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto fare una bella lotta. Sì, perché infatti, sarebbe stato un bel finale sicuramente. Sì, avevamo un bel passo entrambi. Sì, sì. Infatti pure dalla live si è visto quando avete fatto il sorpasso, quando tu l'hai superato, che c'è stata la correttezza di entrambe le parti nel lasciare lo spazio, è stata una bella scena. Sì, lui è stato correttissimo, anche perché quella curva era difficile passare. Sì, non è facile. Poi ho visto che lui aveva sbagliato leggermente, arrivato lungo e l'ho provato ad infilare, e poi alla fine lui è stato anche corretto e mi ha fatto scorrere quando ero davanti, però bella gara. La gara è stata l'opposto della qualifica di essere. Bravi, bella gara. Grande, già, e bravi, bravo anche Valerio e Sbrinetti che già l'avevo capito che avrebbe potuto fare una bella gara perché andava molto veloce, l'avevo visto anche oggi. Grazie, bravo. Grazie.
Bene. Diciamo una gara atipica, perché non sono entrate le solite 10 safety car. E quindi meno male, se non mi sa quindi volevo la 7. Niente, ma abbiamo ancora il recupero della Pro 2, quindi non possiamo, sì, ancora mercoledì. Sperare. Esatto, mercoledì andremo a recuperare la gara della Pro 2, esatto, che purtroppo ieri per ovvi motivi dell'aggiornamento non abbiamo potuto svolgere. Niente, con questo vi salutiamo, quindi vi diamo appuntamento direttamente mercoledì prossimo. Mi raccomando a tutti di rimanere sintonizzati anche tramite l'app, che vedrete la scelta dei team, perché questa settimana ci sarà il cambio auto, quindi tutti i team sceglieranno le nuove auto, sia MR che FR, per le altre 5 gare della seconda metà di campionato. Quindi ci aggiorniamo mercoledì e rimanete a seguirci. Complimenti ancora al podio e una buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte, grazie. Grazie a voi. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte.